Il colpo d'occhio dello stadio di Penne, così pieno di gente sulla tribuna, ha evocato nostalgici ricordi della grande squadra pennese che fu, ma purtroppo non si trattava di abarcord calcistico, ma spettatori erano gli operai della Brioni, riuniti insieme alle sigle sindacali contro i 400 esuberi annunciati dall'azienda francese, motivata che i tagli sarebbero legati alla crisi economica che attanaglia il segmento del lusso, con numeri di produzione sempre in diminuzione. Come prima azione, una grande manifestazione il prossimo 9 marzo, ma ne è annunciata anche un'altra presso la regione Abruzzo a Pescara, dove a seguire ci sarà un incontro tra i sindacati, la dirigenza Brioni e l'assessore regionale alle attività produttive Giovanni Lolli. In Brioni non è mai successo, non c'è mai stata una dichiarazione di esubero di questa portata, e anche di conseguenza le relazioni sindacali non possono essere come erano fino a ieri. Adesso si parla di licenziamenti forzati, a questo punto il nostro atteggiamento è completamente diverso. Da oggi si comincia la lotta per mantenere il posto di lavoro. Noi proporremo la dichiarazione dello stato di agitazione, un pacchetto di 16 ore di sciopero, perché questo territorio non si può permettere di perdere 400 posti di lavoro. Intervenga il Ministero con risorse aggiuntive, perché abbiamo necessità di avere un piano industriale e una soluzione a tutti. Confidiamo principalmente sia nella Regione che nel Governo nazionale che possano darci novità per ridurre l'esubero al massimo. C'è invece rabbia e non rassegnazione negli occhi e nelle parole degli operai che ieri hanno affollato la tribuna dello stadio di Penne. Perdere 400 posti di lavoro, oltre che rovinare tante famiglie, sarebbe una massata terribile per tutta la città. Non so di chi è la colpa, a chi attribuire questa colpa. Sicuramente il nostro lavoro non è più apprezzato nel mondo, quindi penso che i nostri dirigenti si debbano chiedere il perché di questa cosa qui e perché adesso ci ritroviamo in questa situazione qui. Lavoro dalla Brioni da ben 27 anni e tutta questa realtà non me la sarei mai aspettata. Sinceramente io do la colpa la maggior parte ai dirigenti, perché sono convinta che loro abbiano fatto tutto questo macello, e chiedo un appello alla Kering: per favore non mandate tutta questa gente per strada.